Davide Garbolino, storico doppiatore di personaggi. Vecchio, vecchissimo doppiatore. Di Ash Ketchum, Nobita di Doraemon e anche Gohan di Dragon Ball, se ben ricordate. Mm-hmm. E di tutti questi personaggi che tu hai doppiato per anni e anni, ti è mai capitato durante il doppiaggio di confondere l'identità di un personaggio con l'altra? No, perché per fortuna vedo l'immagine e quindi mi ricordo chi è il personaggio che sto doppiando. Però questo è un grosso vantaggio, devo dire. E a parte l'immagine, magari confondere per una svista, per qualcosa, il carattere di un personaggio con un altro, quindi dai un'intensità diversa in questo senso? No, no, anche perché il doppiaggio bene o male è al servizio di quello che è già stato fatto, per cui noi vediamo le scene prima e quindi cerchiamo di riprodurre quello che è stato fatto, se è possibile migliorarlo, ma è già soltanto avvicinarsi all'originale, quando l'originale è molto, molto buono, è fatto molto bene, è già un ottimo risultato secondo me. Come è iniziata la tua carriera da doppiatore e quanto ha influenzato la tua vita? Beh, ha influenzato la mia vita perché è il mio lavoro e quindi è merito insomma di questo lavoro se. Quindi tu sin da bambino volevi fare questo da grande? Ma per me è stato un po' un caso, devo dire che è successa una cosa un po' magica, avevo un insegnante di pianoforte, ero bambino e lei sosteneva che io avessi la vocina adatta per doppiare i cartoni animati e devo dire che è stato un po' tipo sfera di cristallo, ci ha proprio indovinato, quindi diciamo che è stata un po' lei a indirizzarmi la via. Ho iniziato non con il doppiaggio ma con la televisione, la radio, il teatro, sono arrivato al doppiaggio dopo e poi il doppiaggio è stata comunque la mia attività principale, quella che svolgo principalmente tuttora e che amo particolarmente. Se non fossi diventato doppiatore, cosa avresti voluto fare nella vita? L'astronauta. Da bambino, ti piace così. Lo spazio? No, non lo so, non lo sono mai. Il viaggiatore, cerco di farlo nei momenti liberi. Cosa consiglieresti ai giovani doppiatori che vogliono intraprendere questa strada? Beh, è un lavoro importante e impegnativo e quindi bisogna studiare, bisogna prepararsi bene, quindi fare la scuola di recitazione, di dizione, imparare a parlare in modo corretto e poi avere tanta pazienza e tanta tenacia perché diventa sempre più complicato riuscire a entrare un po' nell'ambiente, ma non è impossibile, per cui se uno ha le qualità sicuramente prima o poi riuscirà ad emergere, a farsi valere. Quindi avere delle esperienze teatrali prima di far doppiaggio è molto utile. Sì, il doppiaggio non è soltanto avere una voce bella o brutta o particolare, ma è essere prima di tutto degli attori e poi appunto imparare la tecnica del doppiaggio. Quale personaggio avresti voluto doppiare? A parte quelli che già hai doppiato. Beh, mi viene in mente Michael J. Fox, anche se quando insomma lui era in auge io sinceramente non avevo la voce adatta a lui e forse nemmeno adesso perché non si è scurita particolarmente la mia voce, però è un personaggio che da ragazzino ho amato particolarmente. Grazie, sei stato simpaticissimo, grazie per averci dato un po' del tuo tempo. Perché ci mancherebbe, grazie a voi. C'è tanto sole, si vede che. Sì, tanto sole e tanto caldo, ciao! Ciao da Sira Games, ciao!